l'esperienza che ha caratterizzato un po' in questi anni il centro, ha rappresentato un po' il nostro hub, il centro delle nostre politiche giovanili, è il recupero di questo spazio che anche simbolicamente era uno spazio dismesso, un'ex circoscrizione cittadina caduto anche un po' in disgrazia anche dal punto di vista architettonico, un luogo che rischiava di diventare un luogo di degrado, che è diventato invece un punto di partenza di rifioritura delle politiche giovanili a Piacenza. Spazio 2, la cittadella del lavoro e della creatività giovanile, è stata la nostra più grande sfida, perché abbiamo affrontato il tema del contrasto alla precarietà giovanile, mettere al centro il tema del lavoro per i ragazzi attraverso un coinvolgimento diretto proprio dei ragazzi stessi. Ne è nato all'interno di questa cittadella un progetto che si chiama Non It, che vuole un po' essere una sfida a questa profezia che vede un'eclissi di un'intera generazione, e attraverso una crescita costante da due youth worker che hanno rappresentato il punto di partenza, che hanno costruito un gruppo di 10 peer operator, che hanno raggiunto un centinaio di ragazzi, che hanno parlato con un migliaio di ragazzi piacentini. E attorno a questo è nata proprio una serie di iniziative che hanno voluto poi dare risposte concrete ai ragazzi. Quindi il progetto Non It della cittadella del lavoro e della creatività è diventato poi un fiorire di una serie di iniziative concrete, che sono stati laboratori per recuperare le capacità anche di carattere artigianale dei ragazzi, sono stati momenti di formazione sulla progettazione europea, sono stati momenti che hanno fatto crescere potenzialità nell'ambito della creatività, dell'arte, della fotografia, e proprio attraverso questo bando che abbiamo promosso, Giovani Progetti, con piccoli aiuti economici da parte dell'amministrazione comunale, sono fiorite una ventina di progettualità che soprattutto in questa primavera stanno animando davvero la nostra città, portando il punto di vista dei ragazzi al centro.